Dopo un anno e mezzo di apartheid, sanitari di ogni livello sono stati reintegrati al lavoro, così come niente sia accaduto. Bene, io non entrerò nel merito legale della questione. Questi 1930 medici laureati in medicina e 47.800 operatori sanitari sono stati scartati dalla società e dai loro colleghi, colpevoli di non aver ubbidito agli ordini assurdi di squilibrati ai vertici del loro settore. Ora direte, ecco, adesso ci fa un gran pippone sui sanitari che non credono alla scienza. No, io non voglio parlare di loro, voglio parlare di quegli altri, quelli bravi, quelli che credono nella scienza e che hanno continuato a svolgere la professione indicati come eroi, proposti addirittura per il Nobel, con il conio di una moneta a loro dedicata, poi ringraziamenti di tutta la comunità e applauditi nella parata per la festa della Repubblica, dal capo dello Stato, dal pennuto sparito e da tutti gli altri clown presenti. Ora ci sono fior fiore di medici, politici, giornalastri e ospiti nullità che si scagliano contro il reintegro dei sanitari disobbedienti. Reintegrare i medici Novax sarebbe offensivo. Qualcuno vuole addirittura un marchio per sapere se un medico fa parte di questi criminali. Pensate che sono anche contro chi vuole togliere le mascherine negli ospedali. Togliere le mascherine dagli ospedali e dall'RSA significa mettere a rischio i nostri pazienti più fragili e le persone anziane. Sono d'accordo con lei. La mascherina negli ospedali è importantissima. Abbiamo cacciato a pedate 50.000 sanitari Novax e abbiamo lasciato gli ospedali nelle mani di quelli bravi proprio per quello, no? Quelli bravi che sono rimasti sul luogo di lavoro perché, come dicevo, hanno seguito le regole della scienza. Della scienza. Vorrei sapere se il medico che mi cura crede nella scienza e nelle cose che mi prescrive. Quantomeno che creda nell'aspirina, nella tachipirina. Sì, anch'io vorrei. Perché hanno tante vite umane sulla loro coscienza, anche questo. Morti che potevano essere evitati, i medici Novax. Morti che potevano essere evitati per colpa dei medici Novax. Avete sentito bene, vero? Scusate, allora vorrei fare una domanda a quei quattro fenomeni della TV nazionale pagata anche da me con un'estorsione in bolletta. I medici Novax, a detta vostra responsabili delle morti, sono stati espulsi dagli ospedali da più di un anno, vero? Era aprile 2021. Allora, fenomeni, mi spiegate chi sono i responsabili delle morti anche solo da ottobre 2021 a ottobre 2022 riferiti alla stessa causa di morte? E mancando i medici Novax, come mai la punta più alta delle morti rimane lo stesso in inverno, come gli anni passati, quando c'erano anche i medici Novax? Ma soprattutto spiegatemi, come mai senza i medici Novax il grafico si è alzato anche in estate? Quando l'estate è notoriamente il periodo più basso in tutti gli anni negli ultimi 6 anni. Eppure i medici Novax non vedono un ospedale da 18 mesi, quindi... Quei quattro fenomeni che infangano persone laureate e con più titoli di loro un giorno dovranno spiegare ogni parola detta. E penso che non sarà un bel giorno. Ah già, avevo detto che non parlavo dei Novax. Scusate, ora fate attenzione, seguitemi. Considerando che i Novax sono a casa, sospesi dal lavoro e senza stipendio da più di un anno, gli altri meritevoli, immunizzati alla quarta potenza invece, saranno stati davvero bravi come ci hanno fatto credere? Nota bene, tutti i post, le foto e i video che vedrete sono pubblici, quindi senza alcuna restrizione e visibili a tutti. Entriamo in un ospedale, obbligatoriamente mascherati. Il recepzionista la mascherina non ce l'ha, la mette quando deve darci indicazioni. Al piano rialzato, dove ci sono gli uffici. Ci accompagna al piano, dove, dato che non ci aspettavano, troviamo una che mette la mascherina al nostro arrivo, la quale poi, non sapendo rispondere, chiede l'intervento di una collega. Anche la collega arriva senza mascherina e se la mette al momento. Non ce l'ho voluto. Mentre, non so se l'avete notato, anche un'altra collega è seduta lì dentro senza mascherina. Fingiamo di non vedere e che sia tutto normale. Così come fate quando vedete un VIP senza mascherina, contornato da gente con la mascherina e entrambe le parti fingono di non accorgersene e che sia tutto normale. Ok, ora vediamo gli infermieri, quelli bravi. Diamo un'occhiata al profilo di Priscilla Burgio, che come potete vedere è molto impegnata nelle prove di ballo insieme a un'altra infermiera. Entrambe sul posto di lavoro e senza mascherina. E ai complimenti delle colleghe risponde: imparatelo anche voi, così lo facciamo tutte insieme. E non so perché mi viene da pensare che i loro colleghi, quelli che hanno rifiutato il siero salvatore, in quel momento sono trattati come rifiuti e lasciati a casa senza stipendio.
mentre queste con un neurone in due se la ballano con una didascalia che sembra molto lontana dai loro racconti affranti sui turni massacranti. E che dire dell'infermiera Giulia, al secondo anno di infermieristica, che ha deciso di aprire questo profilo per condividere con voi tutte le sue esperienze. E ve ne mostra alcune in questa simpatica sequenza. Dall'infermiera Giulia all'infermiera Francesca, che con una lunga serie di hashtag per farsi trovare meglio vi dice: non prendetevi mai troppo sul serio. Certo, anche voi sospesi dal lavoro, non prendetevi mai troppo sul serio, dai. E ve lo dicono quelli bravi, appoggiati da quello stato criminale che non ha preso nessun provvedimento per quei sanitari che ballavano sul luogo di lavoro, nelle strutture pubbliche e con soldi pubblici, cioè anche miei. Ah, vi ricordo che noi siamo quelli che non hanno rispetto per i morti, eh? Quindi è giusto, come dice il direttore dell'Istituto Mario Negri, le mascherine in corsia e nell'RSA dovrebbero essere indossate sempre, anche senza pandemia. Giusto. Anche la brava infermiera Flavia, con doppia mascherina, ci dice, ricapitolando, la mascherina mette in risalto gli occhi, nasconde le imperfezioni della pelle, nasconde le imperfezioni odontoiatriche, ci fa risparmiare sul fondotinta, ci fa risparmiare sul farde terre varie, ci fa risparmiare sul rossetto, ci fa risparmiare sul filler labbra. Eppure continuo a vedere gente che combatte questa manna dal cielo. Bene, l'infermiera Flavia, con doppia mascherina selfitica, sarà stata così brava a fare ciò che lei stessa consigliava da buona eroina e doppia mascherina? Come primo esempio siamo leggermente fuori strada. Però come dice lei, quando il team è quello giusto, beh, si può anche fare il contrario di ciò che dico. Così come succede quando ci sono persone che entrano a far parte della tua vita e la arricchiscono di valore e di colore. Colore come quello delle mascherine, che non ci sono. Le mascherine che dovrebbero essere sempre indossate e che quelli che non la vogliono indossare è giusto che siano stati mandati a casa senza stipendio. Mascherina indossata correttamente, mascherina sotto naso, mascherina sotto mento, mento senza mascherina. Oppure seguendo la nuova moda ronzullesca, orecchino a forma di mascherina. E se pensate che queste cose siano vergognose, beh, non avete ancora visto tutto. Perché l'infermiera Flavia, insieme alle sue colleghe, alla faccia di chi è a casa senza stipendio, hanno pensato bene di postare un momento di grande lavoro come questo. In questa breve clip potete vedere tre sanitarie in una corsia di ospedale, durante l'orario di lavoro, senza mascherina, mentre dietro di loro passa una vera infermiera con mascherina e che probabilmente è l'unica che sta lavorando. Cioè, una scena così già non dovremo nemmeno vederla. Se poi andiamo anche a leggere il post di presentazione su Instagram, possiamo leggere un commento che dice: ormai sempre più brava. E cosa risponde Flavia senza un minimo di vergogna? Abbiamo avuto tutta la notte per prepararci. Abbiamo avuto tutta la notte per prepararci? Oh, immagino che saranno rimaste lì dopo la fine del turno, vero? Fino al mattino seguente, vero? Non voglio pensare che durante l'orario di lavoro, coi pazienti nelle stanze, pagate coi miei soldi, possano permettersi di fare delle porcate del genere mentre ci sono colleghi titolati e preziosi, lasciati a casa e che si stanno vendendo i mobili per poter tirare avanti, vero? Ma vediamo anche un'altra testimonianza, di quelle che con disinvoltura superano l'incredibile. Ve la lascio raccontare da Vincenzo, padre di Mirko. Guardate queste immagini raccapriccianti e poi li commentiamo. Quando hai finito il turno, non hai ucciso nessuno e puoi tornare a casa a dormire. Ripeto, quando hai finito il turno, non hai ucciso nessuno e puoi tornare a casa a dormire. Quando rivedrai il tuo letto dopo il turno di 18 ore in guardia, dopo un codice rosso ed una notte insonne tra vari domicili. Una notte insonne tra vari domicili. Quando non credevano in me e adesso sono medico di pronto soccorso. 14ª ora di guardia, problemi risolti, epistassi, crisi ipertensiva, attacco di panico. Quando diventi medico e boom, turno di 10 ore in guardia medica. Questo è un medico del pronto soccorso Covid della Sant'Elia di Caltanissetta, nonché guardia medica. Questa signorina, quanto è successo il fatto di mio figlio Mirko, era al pronto soccorso Covid, quella mattina del 26 dicembre del 2021. Ora io, visionando questa immagine, da padre, che cosa dovrei pensare? Che cosa devo pensare?
che cosa dovrebbe pensare? È una domanda che lascio a voi, ai virostar onnipresenti, ai false checkers, agli showman senza vergogna, agli odiatori seriali, ai politici corrotti, ai medici che hanno fatto firmare per non avere responsabilità su ciò che facevano, a quelli che vi avevano promesso che dopo l'unica dose, poi la seconda, poi la terza, la quarta, la quinta. Come lo chiamereste voi un idraulico che per la quinta volta non è riuscito ad aggiustarvi il lavandino che perde?